siamo nel cuore del mio uliveto, proprio in cima al Colle San Vito, e questi sono i miei figli. La mia è un'azienda arrivata alla sua terza generazione. Già negli anni 60 mio nonno acquistò questi terreni e piantò numerosi ulivi. Poi negli anni 90 io e mio padre, insieme a mio fratello, abbiamo iniziato proprio l'attività, acquistando anche tutto il macchinario per, appunto, per la molitura delle olive, che è il frantoio. Siamo adesso nel frantoio, un locale magico dove le olive vengono trasformate in pregiati oli. Naturalmente la fase della lavorazione è fondamentale. Occorre davvero avere delle competenze, saper rispettare delle temperature, dei dosaggi, delle tempistiche, e per far questo occorre ovviamente ricevere una formazione adeguata. Qui si scopre un altro angolo del nostro uliveto. In questo periodo stiamo facendo la potatura. È un'arte e bisogna saperla far bene, perché tagliare il ramo sbagliato ci può pregiudicare il raccolto. Per cui in realtà i potatori che noi abbiamo, io stessa sono potatrice, bisogna farla con una certa cura, e per far questo occorre andare a scuola, bisogna imparare. Questa è un'oliva rimasta sull'albero, non raccolta, ma è perfetta, devo dire. Guardate, è veramente incredibile. La natura è davvero perfetta. Adesso ci manca soltanto l'assaggio, che non è banale. Anche questo naturalmente richiede una preparazione. Io ho fatto un corso di formazione per diventare assaggiatrice professionista. E quindi si agita un pochino il bicchiere, si annusa profondamente, poi si assume una piccola quantità di olio in bocca. E poi si strippa, si aspira aria fra i denti, proprio per liberare tutte le frazioni volatili che compongono la parte aromatica dell'olio. Ecco, questa è una fase pure importante, perché naturalmente non basta fare l'olio, occorre poi anche capirne la qualità, riconoscere la qualità. Mi auguro davvero che i giovani siano sempre più ispirati dal ritorno all'agricoltura, che non è ovviamente più l'agricoltura di 100 anni fa, insomma. Oggi siamo ovviamente supportati dalle tecnologie, dalle attrezzature, dalle innovazioni. Rappresenta davvero un'opportunità vera e di grande futuro per i giovani.